L'obiettivo più difficile da colpire, l'aeroporto di Istanbul, soggetto a misure di sicurezza estreme, non è sfuggito alla folle determinazione dei criminali. Il triplice attentato kamikaze all'aeroporto internazionale Ataturk ha fatto 36 vittime, secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità turche. Oltre 100 le persone rimaste ferite e diverse si trovano in condizioni critiche. Osman Uçar è sopravvissuto all'attacco ed è testimone degli eventi. Stavo mettendo le mie 3 valigie nella macchina che avvolge i bagagli nel nylon quando ho sentito l'esplosione, racconta. La polizia ha detto di restare a terra. L'apparecchio che imballa le valigie, fatto di metallo, ci ha protetto dallo scontro a fuoco perché eravamo nel mezzo della sparatoria, racconta. Qualcuno che era a 2 passi da noi è stato colpito e poco dopo abbiamo visto esplodere la bomba all'altezza dello scanner a raggi X per i bagagli a mano. Tutti quelli che erano lì vicino sono morti, racconta. Almeno 3 attentatori sono entrati in azione poco dopo le 22 presso lo scalo che si trova sulla sponda europea della città del Bosforo. 2 dei criminali si sarebbero fatti saltare in aria all'esterno dell'aeroporto, nell'area del parcheggio. Una terza persona armata di Kalashnikov ha aperto il fuoco sulla folla all'interno dello scalo prima di farsi esplodere. Secondo le indagini condotte dalle nostre forze di sicurezza, ha detto il premier turco Binali Yildirim, recatosi sul luogo della strage, l'attentato è stato messo a punto dall'ISIL. Non ci sono state falle nella sicurezza dell'aeroporto, ha detto. Il fatto che i kamikaze avessero armi da fuoco è stato determinante, aggravando la situazione. Negli ultimi 12 mesi la Turchia è stata vittima di 11 attentati terroristici. Secondo fonti di polizia, il comando intervenuto all'aeroporto di Istanbul sarebbe stato composto da 7 persone, 3 in fuga, 1 arrestata. Grazie.